Buongiorno a tutti. Sì, io sono operatrice della parrocchia di Rebbio e in questa parrocchia già dal 2011 si è iniziato ad accogliere migranti, mentre io sono arrivata poi nel 2016 dopo l'emergenza in stazione. Ad oggi stiamo ospitando all'incirca 50 persone, di cui uomini maggiorenni, donne, mamme con bambino e fragilità. Inoltre, insieme alla Caritas di Como, abbiamo aperto uno spazio, un dormitorio per 20 persone e faccio anche appunto uno sportello di informativa legale insieme a dei volontari avvocati e cerchiamo di dare un po' di informazioni, un po' pensando che se conosciamo i nostri diritti abbiamo più libertà di poter scegliere del nostro futuro. Questo sportello è rivolto per la maggior parte a senza fissa dimora. In tutto questo ovviamente è ovvio che molte di queste persone che al momento si trovano in strada possano avere poi una possibilità di vita, di potersi costruire. Per questo in parrocchia cerchiamo di dare la possibilità, sfortunatamente non a tutti ma solo ad alcuni, di poter creare un progetto di vita. Tutto questo si può fare ovviamente con l'aiuto e la collaborazione di qualcuno, non si può fare da soli, c'è bisogno sempre di aiuto e con la Svizzera è un percorso già consolidato, ma oltre che attuale assolutamente quotidiano. Abbiamo la fortuna di avere tantissimi volontari, alcuni li vedo anche qua, che vengono anche giornalmente alcune volte a portarci dei beni materiali come semplicemente del cibo, del latte, che ci possano anche permettere di poter offrire agli altri quello che noi abbiamo, o vengono a cenare con noi, vengono a mangiare o a creare delle relazioni con i nostri ospiti, che è assolutamente fondamentale anche proprio per coloro che sono da noi, per vedere che non ci siamo solo noi che lavoriamo lì per loro, ma che ci sono persone che da ogni parte vengono anche solo per conoscerli o per capire chi sono senza giudicarli. Tutto questo, almeno nella mia esperienza, nasce nel 2016 con l'emergenza in stazione, l'emergenza migranti, di cui un po' penso che tutti sappiamo, e dove c'erano già delle associazioni sul territorio e dal territorio svizzero che venivano a collaborare, ad aiutarci, a sostenerci. In particolare la parrocchia di Rebbio al momento accoglieva minori stranieri non accompagnati direttamente respinti al confine, quindi venivano portati dalle camionette della polizia da noi in parrocchia, oppure vulnerabilità, fragilità, mamme con bambini che si trovavano in stazione. Qui è stata assolutamente fondamentale la collaborazione con alcune associazioni, tra cui mi viene da citare Firdaus oppure Posti Liberi, che è un'associazione di avvocati svizzeri che fanno informativa legale. Questo è stato utilissimo soprattutto per i minori stranieri non accompagnati che sono riusciti a ricongiungersi con le famiglie. E questo ad oggi è molto bello, soprattutto sentirli a distanza di 2 anni e sapere che un ragazzo che ad oggi è un po' più un uomo è riuscito a ritrovare sua mamma, e questo fa un po' capire quanto anche con le nostre piccole azioni o con questo ponte possiamo essere significativi proprio per la vita di qualcuno. Possono essere tanti, dal di fuori ci può sembrare un gruppo, una massa di gente, in realtà ognuno di loro è una persona, è un singolo, ha una storia, ha un'esperienza e anche qualcosa da darci. Quindi senza dimenticarci di questo, ma cercando di ascoltarli, possiamo anche cercare di capire come poter essere utili noi. E questo cerchiamo di farlo giornalmente con una grandissima collaborazione, almeno da parte dello sportello legale presso cui faccio la volontaria, con l'associazione svizzera. Quindi spesso ci sono rimandi oltre confini di famiglie minori ancora o maggiorenni che da una parte all'altra del confine cerchiamo di sostenere per non lasciarli mai da soli. Credo che questa collaborazione debba essere da esempio proprio oltre per le città e per i paesi di confine, ma anche oltre confine, pensando che un singolo migrante spesso fa il giro dell'Europa per cercare un posto nel mondo in cui stare, in cui potersi sentire nuovamente a casa. Quindi il nostro aiuto, il nostro supporto dovrebbe poter fare in modo che in tanti altri paesi come la Germania o la Francia, insomma, ci possa essere questa collaborazione che può essere significativa per loro ma anche per noi.
Non stiamo più vivendo l'emergenza di 2 anni fa, però il tuo lavoro come si sta comunque modificando? Ci sono forse altri tipi di emergenze, altri tipi di necessità che si stanno presentando? Quindi anche tu come hai modificato il tuo modo di lavorare e anche il rapporto con i volontari? Allora, è vero che pare, non sembra non esserci più l'emergenza, in realtà non è così. In realtà abbiamo moltissimi migranti sul territorio, oltre ovviamente già ai senza fissa dimora italiani, e quindi ci sono tante persone, tante vulnerabilità e spesso le forze, soprattutto del terzo settore, non sono sufficienti e non sempre del tutto adeguate rispetto a quelle che sono poi le necessità del territorio. Abbiamo anche vari casi di vulnerabilità psichiatrica, e quindi le nostre forze non sempre riescono ad essere adeguate a quelle che poi sono le esigenze. Ci sono per fortuna tanti volontari, tanti operatori, tante persone che hanno messo in campo la propria voglia di esserci, però ovviamente c'è bisogno sempre anche poi di un supporto anche istituzionale, proprio fino per riuscire a colmare quelli che sono i nostri limiti. Ecco, una giornata come quella di oggi, in cui tante persone di estrazioni diverse, di provenienze concretamente diverse, si incontrano, dialogano e si mettono in relazione fra di loro. Quanto è importante per poter vivere il volontariato e secondo te che tipo di messaggio si può lanciare con una giornata come questa di oggi? Beh, credo che sia assolutamente fondamentale, oltre ad essere, mi auguro e spero, un invito un po' aperto a tutti nel dire che se qualcuno ha voglia ovviamente di vedere quello che c'è oltre le apparenze, si è tutti assolutamente disponibili nel poter collaborare insieme e vedere insieme quello che c'è oltre il telegiornale, che c'è oltre quello che ci viene detto, proprio nell'ottica di vedere il singolo, la persona e chi veramente abbiamo davanti, come farci conoscere noi ma conoscere anche loro, il volontariato come un lavoro, piuttosto che l'essere proprio a contatto con l'altro, ti dà la possibilità di dare ma anche tanto di ricevere, ti dà la possibilità di cambiare, di aiutare qualcuno a costruirsi ma anche di costruire poi noi stessi.